Per me, io ho segnato per un'operazione istishadiyya, vuol dire prendo una macchina con l'esplosivo dentro per fare un'operazione contro il kuffar, inshallah. Insospettabili terroristi della porta accanto, muratori che diventano imam, predicatori che all'apparenza parlano di pace ma che incitano all'odio. Solo 10 giorni fa i carabinieri del ROS hanno bloccato appena in tempo Carlito Brigande, 41 anni, macedone, già in carcere mentre organizzava da Roma l'arrivo di due kamikaze pronti a farsi esplodere. Uno di loro era già nella capitale, l'altro stava per arrivare. Basta che tu fai un programma così, anche con documenti falsi, così tu puoi venire, inshallah. Ma io già sono pronto, se mi puoi scrivere le strade, le cose, come faccio, da dove, cerco, inshallah, piano piano di arrivare là. Integrati nel nostro paese, quasi tutti hanno lo stesso obiettivo, colpire Roma. Ho parlato con un amico mio, aspetto la risposta, appena lui giusta, ha detto che prendo l'aereo e vado lì dove ha detto tu. Finti profughi nascosti in centri di accoglienza, di giorno persone qualunque ma pronti a tutto per uccidere o progettare attentati. A colpire Roma ci stava provando anche questo imam somalo di 22 anni, fermato nel centro di accoglienza molisano di Campomarino in provincia di Campobasso. Chiuso nella sua stanza, rivedeva le immagini degli attentati a Parigi. Pensava di partire per la Siria, addestrarsi e poi tornare per colpire la capitale. A Mestre il pericolo si nascondeva dietro il volto di quest'uomo, 38 anni, macedone, ex muratore, abitava ad Azzano Decimo, insospettabile. Percepiva anche il sussidio di disoccupazione dalla regione Friuli, 500 euro al mese, è stato fermato con l'accusa di aver reclutato combattenti. A Merano, in provincia di Bolzano, un intero appartamento pagato dal comune era stato trasformato in un covo di jihadisti. Lezioni di terrorismo, riunioni segrete e un leader, Rahman Nawroz, che reclutava aspiranti jihadisti. E poi ancora, l'imam di Zingoni a Bergamo. Quando fu arrestato, non ci credeva nessuno, nemmeno la moglie, che potesse costruire una cellula in Sardegna e inviare fondi in Pakistan. Sono tra noi, pericolosi e pronti a colpirci. Prendo una macchina con l'esplosivo dentro per fare un'operazione contro il kuffar, inshallah. E meno male che in Italia c'è chi li becca, sti qua, eh? E meno male.